Nel momento esatto in cui LeChonk è stato presentato al mondo intero durante il primo trailer di Scarlatto e Violetto, questo carinissimo e probabilmente assai delizioso maialino è diventato immediatamente il mio nuovo Pokémon preferito, scalzando Skarmory dalla cima della classifica dopo oltre 20 anni. Ed è per questo motivo che lo scorso dicembre, dopo aver terminato Pokémon Scarlatto, dissi che prima o poi avrei voluto giocare a Pokémon Violetto utilizzando un singolo LeChonk, e finalmente quel giorno è arrivato. Ciò che vedrete in questo video è avvenuto in live sul mio canale Twitch, dove mi trovate live tutti quanti i giorni, dal lunedì al venerdì. Trovate il link in descrizione, ora mettetevi comodi e godetevi questa mono LeChonk run di Pokémon Violetto. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Pokémon Scarlatto con solo LeChonk. Ah, guardalo qua. Domanda di iscrizione all'Accademia UVA. Lingua italiano, nome Paolo. Ciao Paolo! Che ometto. Accademia UVU. Oh no, quant'è cursato vedere Clavel con la camicetta viola? Io non ci sono abituato, io ho giocato Scarlatto, quindi così è proprio sbagliato. Facciamo che la fase iniziale la sintetizzo, perché tanto per la prima mezz'ora abbondante dobbiamo arrangiarci senza LeChonk. Ci facciamo una passeggiata con gli starter fino a casa di Nemi, scegliamo Fuecoco come starter, col senno di poi una pessima scelta, ma sono andato a simpatia. Cadiamo da una scogliera, diamo un panino a Miraidon, usciamo dalla caverna grazie all'aiuto del Pokebolide, facciamo la conoscenza di Pepe al faro e soltanto ora possiamo andare a recuperare il LeChonk. Ma scusa, Tiar, non ne potevi catturare uno prima di cadere dalla scogliera? Sì, ma non avrei potuto utilizzare il mio LeChonk speciale, quello shiny che ho catturato lo scorso dicembre su Pokémon Scarlatto. È un LeChonk con natura neutra, con abilità voracità. Il Pokémon non attende di aver perso molti PS per mangiare la sua bacca, ma io non gli darò una bacca, quindi che schifo, gli posso cambiare l'abilità. Forse mi conviene dargli l'Evol Condensa. Aroma velo? Che cazzo fa aroma velo? Non ha tipo grasso spesso, teoricamente. Vedi che ha grasso spesso. Grasso spesso ha bisogno del cerotto abilità. Dimezza il danno causato da mosse di tipo fuoco e ghiaccio. Per carità, non è perfetta, soprattutto perché è un Pokémon normale, ma cioè, meglio delle altre due. E ora arriva la parte divertente, portare il LeChonk da Scarlatto a Violetto. Magari nel momento in cui starete guardando questo video i titoli di Nona Gen saranno già stati collegati a Pokémon Home. Tuttavia, il giorno in cui ho iniziato questa serie, quindi il 2 di maggio, ancora questo collegamento non c'era. E quindi quello che ho dovuto fare è stato scambiare il LeChonk ad un utente della chat da Scarlatto e poi farmelo riscambiare su Violetto. Una sorta di Pokémon Home casereccio, ecco. La parte introduttiva della scuola dura davvero un casino, quindi facciamo che la sintetizzo per chi non conosce la storia. In aula professore intravediamo Nemi parlare con una tipa stramba e le chiediamo: oh, ma chi è quella lì con i capelli fuori controllo? Paolo, quella è la campionessa. E così sblocchiamo le 8 palestre di Paldea. Poi andiamo in mensa, dove incontriamo Pepe intento guardare il buffet. Oh, la smetti di toccare tutto il cibo che non ti sei neanche lavato le mani. No, guarda, veramente io sto studiando perché voglio recuperare 5 erbe magiche. E così sblocchiamo i 5 titani. Sempre in mensa riceviamo una chiamata da una persona anonima. Oh, ma chi ti ha dato il mio numero? No, ma veramente io vorrei che tu mi aiutassi a distruggere quei gaglioffi del Team Star. E così sblocchiamo le 5 basi del Team Star. Poi il preside fa un bel discorsetto, dice agli studenti di levarsi dai coglioni, e finalmente possiamo cominciare a muoverci liberamente per Paldea. Ora, che percorso dovremmo prendere? Se andassimo di livello per livello, quindi cercando di avere una storia sensata per la crescita del nostro LeChonk, l'ordine corretto sarebbe Coleottero, Roccia, Erba, Volante, Buio, Elettro, Fuoco, Acciaio, Acqua, Veleno, Normale, Spettro, Terra, Psico, Ghiaccio e infine Folletto, Dragolotta. Se andassimo in ordine di questo typing avremmo proprio anche i livelli che scalano pian piano salendo sempre di più. Ah, e comunque prima di andare a vedere la palestra di tipo Coleottero devo vedere di che dimensione è il mio LeChonk. Sembra un po' più piccolo del normale. Non è vero, non è vero, non è vero. Uffa. Colpo di fango. Colpo di fango inizia a essere già interessante come mossa, vero? Premesso che colpo di fango mi può servire per ben più di una singola cosa, e che già voce per ora è la mossa che mi fa più danno, quindi mi pare stupido toglierla. Però allo stesso tempo, più avanti andiamo, più LeChonk diventa un Pokémon fisico. Tanto 55 terra è meglio di 40 normale, nonostante la stab forse, perché mi dà più coverage. Vai con colpo di fango. Aspetta, aspetta questo Diglett. Urca troia, il 17, brutto. Posso sempre fuggire, ricordiamoci. Porca troia. Ma tanto non è run finita, tanto non è una Nuzlocke. Cioè, anche se mi muore sti cazzi, è che non ho voglia di farmelo uccidere. Bacca minchia. Vai, antiparalisi. Ora mi uccide. Ottimo utilizzo dell'antiparalisi, grande. Che palle ste cazzo di paralisi. Madò, gli status move saranno rotta di coglioni. Cioè, questa è una normalissima battaglia contro uno Shroomish al 10. La vedo molto grigia. Bello il colpo. Beh, vabbè, ma non è possibile che così tanto tolga il prassiseme. È quasi fatta. Dai, LeChonk. Un'ultima azione. Ah.
Mamma mia, che botta di vita. Stupido bambino, rompi i coglioni. Andiamo a fare un ride, visto che l'avete proposto. Gli altri lo faranno fuori in mezzo secondo. Beh, in effetti non è stupido fare i ride. Per accumulare anche tipo le teraliti. Vuole imparare supplica? Beh, più che azione, decisamente meglio. Oh, che abbiamo qui? Che allenatore dolcissimo. Fra, c'ho 12 anni, ti ricordo. Sono Aceria, la proprietaria della pasticceria Dolce Sapindo. Stiamo per cominciare la nostra prima palestra con solo le chonk. Aceria, capo palestra di tipo coleottero. Parte mandando in campo chi? Nimble. Ok, dovrebbe essere mono coleottero il Pirletta. Vai le chonk. Ma se mi terra cristallizzassi ora? Buono il danno su Nimble. E il secondo è Taruntula. Giusto che mi ero dimenticato l'esistenza di Taruntula. Turno di cura? No, reggiamolo un altro. Poi andiamo di super pozione quando manda in campo il Teddy Urs. O forse è stato stupido da parte mia. Dovevo curarmi adesso e poi attaccare il Teddy Ursa. Va bene uguale. Ok, cura qua. Così ci riportiamo in full vita al buon Lechonk. Porca minchia il danno che fa con Taglio Furia. Il problema è che Taglio Furia aumenta di turno in turno ed è più veloce di me. Porca merda. A meno che non mi sciotti ora, dovrei usare la difesa X. Bestia. Mi sa che gliela devo dare molto prima. La riproviamo. La riproviamo e ci prepariamo per bene prima. Cazzo, che tega. Sinceramente non ho mai perso una palestra su sto gioco. È la prima volta che mi capita. Fatemi fare un altro paio di livelli. Fatti dare tutte e tre le caramelle S. Ok, precisamente al 19. No! B! Ok, creatura di cazzo. Adesso in poi per ogni singolo livello che farà il Lechonk dovrò fare a nulla evoluzione. Secondo tentativo contro Aceria. Punto primo, difesa X. Cura con la super pottina. E poi al prossimo turno terastallizza. Se non va neanche questa, raga, siamo fottuti, ve lo dico. Perché io più di così non lo posso potenziare il Lechonk. Teddy Ursa, terra cristallizzato coleottero. Vai Lechonk, ti supplica. Dimmi che toglie tanto, ti supplico. Bravo. Minchia, difesa X, che differenza che fa. Quindi servono a qualcosa quegli oggetti. Vabbè, comunque grazie Aceria, è stato un piacere. Grazie Teddy Ursa. E la prima medaglia è stata conquistata da Lechonk. Fino al 25, non fino al 30. Ok, questo è più problematico del previsto. Allora, il prossimo obiettivo dovrebbe essere la palestra di Lost Asones, ossia quella di Brassius. Così affrontandolo sblocchiamo, o meglio aumentiamo il K a livello 30 e poi possiamo muoverci con più libertà altro. Dato che essendo Lechonk un Pokémon scambiato livella il doppio più veloce, o comunque molto più veloce. Ah, devo dargli la menta. Menta decisa, usa su Lechonk. Quindi ora Lechonk ha l'attacco boostato e l'attacco speciale deboostato, ma va bene così. È vero, incantavoce diventa temporaneamente inutile, ma appena posso craftare carineria, craftiamo carineria. Vanno tutti matti per le montanare. Mi chiedo il perché. Ci sono almeno due grossi motivi per amare le montanare. Ho davvero fatto la stessa battuta nella run originale? Beh, questo vuol dire che continua a essere pirla. Ora non potete dirmi TR sei cambiato, perché non è assolutamente vero. Domanda importante da fare all'omino del negozio. Ancora non vendi vari attacco X e quant'altro. Peccato. Vabbè, vorrà dire che dovrò studiarmi abbastanza bene questa palestra. Non ricordo bene che Pokémon avesse. Ricordo che il suo ace comunque era Sudowoodo. Il mio nome è Brassius. Sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Sì, allora sei un capo palestra. Non definirti artista. Sono tipo gli youtuber che si definiscono artisti. Sei cringe, fra. Cominciamo quindi la palestra che ha come Pokémon di partenza Petlil. Ok, Petlil non dovrebbe essere problematico. Ci bustiamo. Ma sì, bustiamoci. Anche perché dopo contro Sudowoodo mi servirà, secondo me. No, però no! Così no! Terra cristallizziamo questo Sleepy Lechonk. Oh, buongiorno, fiorellino. Era ora, dai, botti in testa che dovremmo shottare il Petlil. Benissimo. E anche lui ci cade. L'arte a volte è una corsa contro il tempo. Azione, dinamismo, accelerazione. Ah, è un futurista il bro. E comunque ci è caduto il Sudowoodo. È stato un piacere. Palestra numero 2 conquistata. Level cap alzato. E ora vediamo come muoverci. Che fantasia di mosse. Ho spammato botte in testa. Sono travolto dall'ispirazione. La sento. L'impellente voce delle muse. Cos'è che sta dicendo la voce delle muse? Lascia like al video e iscriviti al canale. Voglio dare un'occhiata per capire dove trovare carineria. Perché sta qui su questa scogliera. Ma forse riusciamo ad arrivarci per via traverse. Fermi tutti. Sì. Sì. Yes! Yes! Secondo me carineria ce la teniamo fino alla fine, vero? Dubito che andremo a toglierla. Look at that big boy. Hello, motherfucker!
Bellissimo. Facciamo sto primo titano che dovremmo teoricamente bisciottare, quantomeno nella prima fase. Nella seconda poi arriverà anche Pepe. Ma davvero ti presenti con Shellder, fratemo? Shellder, Cloth, devo dirti una cosa. Sei un Pokémon bellissimo, ma c'hai una faccia da proprio Pepe Gotto totale. Primo titano abbattuto. Bravo patatino. Oh, fra. Oh, che posso un morso di quel panino? Vabbè, tieni così non caghi il cazzo, però... Uffa, porca troia che botta, frate. Questa è proprio la voce di Miraidon, è ufficiale. Oh, finalmente posso scattare in giro. Ehi, ciao, sto facendo un autostop. Mi daresti un passaggio sul tuo Pokémon? Ok, sono 40.000 poche dollari più un boccaciccio. Ritiro il boccaciccio, Nicola. Vai, spamma carineria e muore questo. Bombardier, dominante dei cieli. Che mena parecchio. Ma l'animazione di LeChonk che vola letteralmente verso il Bombardier, quanto è bella. Se fossimo nel 2012 su YouTube, 2013, in questo momento sarebbe partito il montaggio con I believe I can fly. Però siamo nel 2023, quindi non lo faremo, vero? Non lo faremo. Aia. Bravo LeChonk. È stato bello Bombardier. Madò, quanto mi fa ridere vederlo volare. Quindi due palestre fatte, due titani fatti. Converrebbe andare a fare il Team Star buio. Dai, andiamo a sfidare. Ed è giunti a questo punto, splendori, che vi devo dare una notizia veramente triste. Purtroppo è letteralmente impossibile battere Pokémon Violetto con un solo LeChonk. Infatti per la prima fase delle basi del Team Star hai bisogno di esattamente tre Pokémon. Non uno di più, non uno di meno. E quindi ho dovuto catturare altri due Pokémon che da ora in poi utilizzerò solo ed esclusivamente per quella fase lì. In battaglia contro i capi non posso proprio utilizzarli. E se mi dovesse andare KO il LeChonk, devo comunque considerarmi KO. Purtroppo non sarà una run mono LeChonk, a meno che io non vada a catturare altri due LeChonk, che avrebbe infinitamente più senso. Vai, la run mono LeChonk è ancora attiva. No, mi sa che... No, mi è morto LeChonk. Mi è morto LeChonk. È la seconda morte del maialino. Non ci credo. Fottuto uccellaccio. Vabbè, allora sentite, liberiamo Flittle, liberiamo anche Fuecoco. Ora sarà ufficialmente una run mono LeChonk. Io sono Romelio, HDJ Crude... Stavo bene fino a 3 secondi fa. Lui ha giusto il Ponyard e il Revavroom della macchina. Magari giusto un po' di Terra Crystal e poi andiamo di fossa contro di lui. Inizio col botto, preparati. La playlist di Hit è bella lunga, basta che non mi metti gli 883 e siamo tutti contenti. No, no, non ho nulla contro gli 883, che l'altro giorno stavamo giocando a Sarabanda io e Claudia. E letteralmente su una playlist di 80 canzoni, 25 erano degli 883. Che cazzo. E va bene, Ponyard che cade. Era dentro una Timer Ball. Fra, perché dentro la Timer Ball? E comunque ora tocca alla Star Mobile. No, non puoi usare Ferro Strido appena uso difesa X. Maledetto infame. No, mi hai appena annullato l'oggetto. Fottiti. Carineria è super efficace, giusto perché è mono buio lui. E allora vai, mi ricordavo fosse mezzo acciaio. Invece no, aia. Urca. Devo curarmi e usare l'attacco X. La difesa X è stata inutile, ma l'attacco X mi serve. Teoricamente Revavroom è tipo veleno, ma credo che in queste battaglie, nella loro forma Star Mobile, perdano il loro tipo acciaio, o comunque il loro typing, e siano monotipo del tipo che rappresenta il team. Ok, forse un altro ne reggo. Ok, vedi che ho fatto bene a dargli l'attacco X. Ti prego, leggimene un altro. Che rischio. Ho appena notato che hai 69 HP massimi. L'mau! Ok, Lemonsucchio. Un LeChonk che torna full vita. Ovviamente lui entra di urlo rabbia. Scenderò a 47-48 punti vita. E ora con l'ultima carineria lo facciamo fuori. Vai LeChonk! Attacca! Benissimo, la Star Mobile Seguin ci cade. E quindi anche il primo dei capi del Team Star va al tappeto. Romelio HDJ Crudelio H Giancomo. È KO. Questa è la mia medaglia team, il simbolo della mia autorità. Prendila tu. Ora sono io il capo. Faccio io il capitano. Cos'è che era? Faccio io il comandante. Faccio io il capitano. Non lo so, però quel bambino di quella pubblicità l'avrei preso a schiaffi. Non saprei come tirare giù l'Earthworm, perché Earthworm è monacciaio e ha un'abilità che lo rende immune alle mosse di tipo terra. Devo andare avanti di capocciate finché non schiatta, praticamente. E sperare di non impiegarci 40 anni, perché anche tipo usare la mossa folletto non serve a niente. Alle altre è tutto resistente. Cacchio, Earthworm è bastardo come Pokémon. Non ci avevo pensato. Vabbè, andiamo da chi sarà. E poi facciamo sia Pruna che Earthworm se abbiamo abbastanza tempo. Ah, bravi! A meno che io non prenda Terra Scoppio e gli dia un tipo Terra diverso. Questa cosa non è affatto stupida, in effetti. Però trova le Teraliti. È ancora presto per vederle droppare. Vai, LeChonk, colpisci la palla. LeChonk, quello è uno sgapello. Se gli corri contro non succede niente. LeChonk. Madò, io sto vedendo adesso i due neuroni che ha questo stupido Pokémon che girano uno lontano dall'altro con la musichetta Monkey Spinning Monkeys di Kevin MacLeod. Oh!
Finalmente ce l'ha fatta. Niente, sta ancora puntando il tavolo. Allora, andiamo alla Farmacensi. Prendiamoci su un paio di attacco X e qualcos'altro. Guardali qua, attacco X. 5, per ora 5, vai con 5. Dammi anche un po' di difesa X e difesa speciale X. Minchia, se mi costate, maledetti. Oddio, ma dovevo lottare contro Nemi qua, prima di questa palestra? Te prego, dimmi di no, dimmi di no. Dimmi che non c'è Nemi. Dimmi che non c'è Nemi. Please, 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 please. Ok, non c'è nessuno, perfetto. Oh no. Che ne dici? Ci facciamo una lotticina di riscaldamento? Non ho molta voglia. Guarda che questa è una palestra tosta, eh. Un po' di esercizio non ti farebbe male. Va bene, allora hai deciso. Ma ho detto no! Ma figa, figa! E lei ha ancora soltanto 3 Pokémon. La cosa mi rende felice. Grillo di lotta cosa fa? Mi abbassa l'attacco. Ah no, si busta il suo, va bene. No, doppio team, no. Non puoi setupparti così, è fastidioso e basta. Ok, l'ho colpito. Ora tocca a Pomi. Indovinate un po' che mossa utilizzo? Ah! Double fossa! Ecco, questo non ha senso per me. Se io sono sottoterra e uno usa fossa contro di me prima di me, dovrebbe colpirmi teoricamente, perché mi becca sottoterra. Ah, manca giusto la prevo di mia Oscarada. Vai, terra cristallizza e botti in testa, almeno gli facciamo più danno. Ok, Floragato ci cade. Ho rischiato di morire per la terza volta col povero Lechonk. A posto. Dovrebbe avere 3 Pokémon pure lei, vero? Se non ricordo male. Sì. Comincia con un elettrovolante. Bene. Mi sa che colpirla con le mosse terra sarà difficile. Attacco X, terra cristallizza, malmena e nel caso poi cura. Ma che palle. Minchia. Ok che Vatrel è soltanto la versione base, però shottato mi sembra un po' too much. Tocca Belly Bolt. Ok, per Belly Bolt mi sa che mi curo del tutto e poi scendo. Vai Lechonk, cacciati sottoterra. E poi arriva dal basso per boncarlo per bene. Ok, metà vita, not bad. Aia! Non ricordo se sono più veloce io. Mi pare di sì. Fammela rischiare. Ok. E ora teoricamente lui missa il colpo. Io lo faccio fuori. E poi appena inizia il prossimo turno mi curo. Appena caccio in campo il prossimo. Il prepottino di Laxio non ci voleva. Dammi l'iper così ci curiamo del tutto. Bello! Shottato il Laxio. E ora mi rimane soltanto da curarmi per il Miss Magius. Stordiraggio non ci voleva. Con la fortuna che ho mi colpirò da solo e basta. Che mu mi faccia male. Beh, potevo star tranquillo. Però attacco speciale boostato, no. Non ti colpire. Non ti colpire, Lechonk. Ma quanto male! E ora questo qua si continua a boostare l'attacco speciale, figa. È anche per quello che diventa fondamentale a questo punto metterlo a nanna. Inizia a togliermi metà vita per attacco adesso. Bravissimo! Fallo assopire. Forse in effetti... Porca troia, il danno che mi fa. Mi curo. Se si sveglia è un casino. E forse gli do anche una difesa speciale X. Buono che ha missato. Quasi quasi te ne do un'altra, perché altrimenti mi apre. Io non mi faccio problemi a doparti, fra. Più o meno. Buono il danno. No, però che due coglioni. Ma davvero? Oh, Lechonk non è più confuso. Incredibile. Finalmente posso attaccare. Oh, tutto sto casino per fargli tutto sto danno. Figlio di puttana. Sei un grandissimo lurido figlio di puttana, Miss Magius. Fattelo dire. Guarda che ora mi colpisco. Clamorosamente no. Grazie due difese speciali X. Grazie di esistere. Miss Magius è al tappeto. E anche la terza palestra, quella di chi sarà, è stata abbattuta. Grazie Lechonk. Con 3 medaglie i Pokémon fino al 35 si faranno catturare più facilmente e ti daranno retta. Ok, quindi ho ancora 5 livelli di manovra, che però è gestibilissimo. E a tutti voi che ci guardate, se la nostra lotta vi ha dato una scossa, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ma stai bevendo caffè? Frattempo, ma c'hai tipo 4... Non faccio domande. Dando un'occhiata alla mappa e alla scaletta da seguire, la prossima nostra avversaria dovrebbe essere Pruna, la tizia di tipo fuoco. Ti consiglio di tornartene da dove sei venuto, cioè dentro mia madre. Anche no. Perché è così inclinato tutto? Perché sono tutti storti che stiamo giocando a Pisa qua? Yes, baby. Siamo pronti contro la macchina più fica di tutte, ma soprattutto contro la capa più gnocca di tutte. Marò, Pruna Smash. Non ha tipo 13 anni. Mela Pokémon. Non si sa la sua età. Per me ne ha 20 comunque. Piuttosto che preoccuparci della vera età di Pruna, magari preoccupiamoci del fatto che questi qua stanno per menarci di brutto. Allora, i primi 3 turni serviranno letteralmente solo ed esclusivamente per boostarmi barra curarmi. Gli ho dato un difesa X, dagli un difesa speciale X. Poi gli do un attacco X. No! Bastardo!
Riccardo! Non mi bruciare di nuovo, ti prego. Ma vai a fanculo! È cursatissima sta battaglia, è cursatissima! Ora, usa la super pozione e curami le chonk. Ok, è tornata la luce solare normale, ho temporeggiato abbastanza. Fammi di terra crystal giusto per il meme e poi vai di fossa. Vediamo se riesco a mandarla a vita bassa. Gli ho tolto pochissimo. Sbadiglio. Ti prego, non usare pulifumo prima di addormentarti. Minchia, sta tenendo la nanna. Botto in testa, stabbato anche dalla terra cristallizzazione. Ok, bel danno. Ora si sveglierà, ovviamente. Ora lo facciamo riaddormentare. Sbadiglio. Al prossimo turno, cura. E poi andiamo di nuovo con gli oggetti. Non ti svegliare. Benissimo. Se ti svegli, ti prego, fammi ruota fuoco. Porca troia. No! È cursatissimo. Il punto è che io potrei anche ammazzarlo e basta, ma mi serve per preparare poi la battaglia contro la macchina. Tutto questo mi serve solo per quello. Allora, vai di attacco X. Dubito che la macchina poi abbia effettivamente pulifumo. E mi basta boostare l'attacco e sono contento. Purché non si svegli? Questo giro vado di botti in testa, tiè. Benissimo, c'è caduto. Tridio mi abbassa la difesa, vero? Ok, mi devo boostare di brutto. A meno che non faccia brutto colpo, dovremmo comunque riuscire a reggerlo. Sto turbustione, perfetto. Precisi. No! Mi dimezzi così la potenza dell'attacco fisico. Vai antiscottatura, così ci ripristiniamo la potenza dell'attacco. Ora prenderemo danno. Cura, fossa. Precisi. Peccato aver sprecato i vari attacco X, difesa X e quant'altro, perché sapendolo prima forse non l'avrei fatto. Avrei usato soltanto attacco X e basta. E Chonk che evita l'attacco, non che potesse essere colpito in quanto sottoterra. E signori, la star mobile è appena stata battuta. Pruna, ora come premio vi dovrei dare il tuo numero di telefono. Mi fate provare per una singola volta l'Orthworm? Belandi un bociazza! Posso farti addormentare? Chiedo per un amico. Aia. Aia. Ok, si è assopito. Allora, difesa X. Dio, non gli tolgo niente. Ecco, quello che dovrò fare dopo questa battaglia qui è andare al centro Pokémon per curarmi. Poi tornare di nuovo a sfidarlo insieme a Pepe. Altrimenti non ne usciamo più da qua. Sì, e forse un altro po' di droghe dobbiamo andarla a comprare. Ancora un po'. Resisti, Lechonk! Attacca! Beh? Ah, ecco perché, scusate. Mi ero dimenticato che scappasse. Dai che con questo botto in testa noi a per 2, lui a meno 2 di difesa. Ah, ecco, vedi che ora le botte le prende. Fai di botto in testa ed è già finita. Beh, ok, posso dire che è stato tanto lungo e palloso, ma non difficile. E ora teoricamente dovremmo andare alla palestra acqua. Lo portiamo al 34, così la palestra la affrontiamo al 35, che è il livello massimo che possiamo tenere. Io gli do apripista. Aumenta la velocità ed è pure di tipo erba. Il punto è, che cosa ti tolgo? Se fossa lo impara da solo, posso insegnargliela in qualsiasi momento. Sì, la impara da solo. Perfetto. Ti tolgo fossa. C'è una farmacia? Dammi una decina di attacchi X, una decina di difese X e un difesa speciale X perché l'ho speso prima. Fa vedere le pozze cosa mi vendi. Fra 83 pozioni da 1700. Le rivendo, faccio soldi. Regà, mo flippiamo pozioni come se fossero NFT. Allora, le pozioni costano 300. 300 per 83 fa 24.900. Il che vuol dire che le posso rivendere queste 83 pozioni a circa 12.450. Perciò, se offro 7.700 e gli altri si ritirano, siamo a posto. Abbiamo fatto un guadagno di circa 5.000. Business. Torniamo a Garafopoli e vediamo se effettivamente la mia tattica ha funzionato. Vendine 80. Che scammata su sto gioco, le vendi a 50 l'una. Regà, no. Sono stato scammato. E vabbè, le tengo e le uso, ho capito. E ok, cominciamo. Dai, intanto parti di difesa. Ah, minchia, è brutto colpo, dicevo, cazzo. Stavo per dire, meno male che ho usato la minchia di difesa X. No, no, ma se è il brutto colpo, allora la bypassa, ha senso. Attacco X, e poi andiamo di apripista e cominciamo a malmenare. Minchia, che tega. E ora tocca a Wugtrio. Wugtrio forse è speciale. Minchia, shottato. Ok, non me l'aspettavo. E Crabominable sarà bastardo perché avrà sicuramente la mossa lotta. Cura, cura. Ah, ok, ora Crabominable fa le nanne. E io ne approfitterei per andare di apripista a manetta. Se riusciamo a farne un paio. Ci cade con un paio. È l'attacco X che ha fatto la differenza. E con Crabominable che cade. Signori, anche la quarta palestra è andata. Vorrei tanto mantenere la tradizione e proporti una bella lotta seduto a stante, ma stavolta non posso. Che sfortuna, mannaccia. La prossima area di interesse dovrebbe essere quella di tipo veleno. Devo rimettergli fossa. La pripista posso toglierla, nel caso posso fare semebomba. Vediamo. Allora io li posso tenere fino al 40, vero? Quindi io direi di alzarlo al 38. Preciso. Minchia, ma lo prendi il danno contro sti qua? Perché sei così in difficoltà? Che stupido. Ok, curati. E poi li attacca. Vai, attacca questi Seviper e Grimer.
Minchia! Magari andiamo a curarci. Giusto perché non voglio casini. E signori, siamo pronti per la Minecraft Machine. Parte la sfida di Enzo Iacchetti Team Star. Punto primo all'ordine del giorno, difesa X. Punto secondo, difesa speciale X. Punto terzo, attacco X. Vaffanculo, tossina. Quello sarà problematico. Ma come le chonk tentenna? Ma figa, vado di fossa. No, che cacapalle che sei, io ti giuro, Enzo. Vai a cagare. E spero che non ci siano più problemi di alcun tipo ora. Shottami anche il Mac. Quasi. Ok, vai di botti in testa. Che ci tira giù il Mac. Revavroom. Vai di fossa. Porca puttana che tega. Ovviamente tentenno. Vai fossa di nuovo. Non tentennare. Bravo, le chonk. In effetti la dovrei mettere la set mode. Non ci ho pensato. Non avevo neanche preso in considerazione l'idea di dover avere altri Pokémon in squadra. Ok, spero che non sia effettivamente come tossina, altrimenti potrei morirci. Buono il danno. Ora andrà con turbotossina ovviamente missa. Io riesco ad attaccarlo, vengo avvelenato da tutto e poi mi curo e ripartiamo così. Dovrebbero bastarmene altri due teoricamente per tirarlo giù. La star mobile Phil dal futuro ci cade. Cade anche Enzo. Bravo Lechonk. Che casino ha fatto, figa. Teoricamente ora toccherebbe a Ubaldo, tipo. Quello di tipo normale. Il mood vivente. Vuoi sfidare il capo palestra Ubaldo, l'impiegato straordinario? Stratopico, fra. Eccolo, il mio eroe. Il mio modello, il mio spirito guida. Ubaldo. E signori, si comincia. Punto primo all'ordine del giorno. Sbadiglio. Così si assopisce. No, non vale. Meme di Spider-Man che si indicano vicenda. Come non ha effetto sul Komala? Difesa X, difesa speciale X, attacco X. E poi si va a malmenare. E poi curiamo. Sperando in un non crit dovrebbe reggerlo, vero? Terra Crystal, botto in testa. Si gioca come me il bastardo. Dai che lo shottiamo, Komala. Quasi. Ma sì, rischiamola. Bravissimo che l'ha missato, 2 su 3. Buongiorno, lei ci... Ok, toglie esattamente 30 a danno. Posso farlo dormire lui. Ora cura, beccati un altro ipertrapano e poi malmenalo. Qua, a meno che non arrivi un crit, quasi quasi, perfetto. Alla prossima faccio di nuovo sbadiglio. Che fa sguardo feroce? Bastardo. Ora mi curo dalla paralisi, lui mi attacca. Poi mi curo il primo turno suo di sonno e poi attacco. Deve dormire due turni. Bravo, così. Botto in testa, va giù anche il secondo. E gli rimane soltanto lo Staraptor. Cacciata? Vabbè, usalo pure. Non usarlo più, please. Vediamo quando gli toglie il mio botto in testa. Non tantissimo. Teoricamente me ne bastano tre. E se lui dorme tre turni, è morto. Ok. Dorme, quindi riusciamo a colpirlo di botte in testa. E con quest'ultimo botte in testa anche l'Ubaldone nazionale ci saluta. Quinta medaglia del percorso dei campioni. Figata. Ora devo sfidare anche Nemi. Che rottura di balle. E va bene. Terza barra quarta lotta contro Nemi. Difesa X, difesa speciale X, poi attacco X, cura e si attacca. Mi piace che questo setup sia necessario per ogni singola cosa. Altrimenti con Lechonk non vado da nessuna parte, poverino. Ok, vai di botto in testa, così teoricamente dovremmo riuscire a buttarlo giù. Yes. Fossa di nuovo per Gumi. Ma come non ci muori, Gumi? Ma porca troia. Ah, ok. Pomo. Indovina che mossa utilizzerò. No, maledetto infingardo. Benissimo. Gnao Scarada. Vabbè, carinerie ci siamo. Finché non usa Magica Doremi, Melody Symphony, Glee, quello, la mossa col... ecco questa. Quanti utilizzi ha Prestigiafiore? 10. Posso stallare. Purché non rolli altissimo e mi tiri via tutti e 101 i punti vita. Ma critta di base. È per quello che mi sta facendo così tanto danno. Ok, vedi? Ha fatto l'accelerazione. Mi ammazza. Sì, però che cazzo sai? È che io non posso rischiare di essere colpito. Io potrei adesso tentare un carineria. Però se lui mi fa prestigiafiore, io prendo almeno 90 di danno. Quindi io perdo meno di 90 punti vita. E
E niente! Al che, dopo la batosta, ho deciso di fermarmi un attimo e ragionare su quella che sarebbe potuta diventare la forma finale del LeChonk. E questo è ciò che io e la chat abbiamo deciso. Anzitutto il teratipo spettro piuttosto che buio, perché ci serviva un attacco stabbato di uno di questi due tipi, ma il primo è meglio da un punto di vista di resistenza ed immunità. Mentre in secondo luogo il moveset sarà teraskoppio, fossa, carineria e metal testata, con fossa che verrà temporaneamente sostituita da semebomba per la prima super 4 e rimessa a posto immediatamente dopo aver sconfitto Capsi. Quindi ho passato qualche ora a farmare tutte le 50 teraliti necessarie per cambiare il teratipo di LeChonk da normale a spettro e poi ho potuto continuare la storia. Me lo sento, quel fascio di luce lì è il nostro ultimo raid. L'ultimo raid a 3 stelle per arrivare a 50 teraliti e poi avremo il nostro spooky LeChonk. Dammi queste due teraliti, ti prego, che adesso vado a infilarle tutte quante una dopo l'altra dentro al povero LeChonk. Alleluia. Teralite spettro. Sì, LeChonk è ora teratipo spettro. È successo. Ci sono volute 47 ore, ma è successo. E direi che possiamo prepararci per la prossima palestra. Ho fatto una stronzata. Perché la prossima palestra da affrontare era quella di tipo spettro. E sarebbe stato opportuno andare ad affrontare la palestra di tipo spettro con un Pokémon di teratipo normale. Per questo motivo non mi conviene teracristallizzare il LeChonk. Quindi ho bisogno di una mossa di tipo buio, ossia furto. Grande, fra. Temporaneamente ti toglierei botti in testa. Tanto contro la palestra spettro non mi serve. Direi di volare fin quassù a Neveria e di affrontare finalmente la palestra della signorina. Come lotta in doppio? Mi ero dimenticato delle lotte in doppio di questa cosa. Vabbè, prendiamoci uno dei due LeChonk muletto, che tanto verrà shottata al primo turno e poi via. Vediamo se ce la caviamo con il singolo LeChonk contro due. Avendo due turni posso dare due volte il doping al mio LeChonk. Ciao LeChonk, grazie, è molto gentile, eh. Grazie per aver fatto il tuo lavoro. Per essere una battaglia in doppio comunque è molto semplice. Immagino che anche proprio la battaglia contro la capopalestra sarà semplicissima. Perché se al primo turno posso dare due boost al mio Pokémon e nel frattempo i due Pokémon della capopalestra principalmente si focusseranno sull'altro LeChonk, quello Shiny avrà proprio la strada spianata. Onesta, bro. Onesta chi? Va bene, cominciamo l'effettiva battaglia in doppio. Pronti a sfidare Lima? E pronti anche a drogare per bene il nostro LeChonk al primo turno. Allora vai di difesa speciale X, perché la stragrande maggioranza delle mosse spettro sono effettivamente speciali. E poi vai di attacco X, perché io ho l'attacco fisico. Banette usa sbigo attacco, che ovviamente fallisce. Mimikyu invece mi attacca il povero LeChonk Scrauso. Vabbè, era lì letteralmente per farsi uccidere lui. Non serviva a nulla di più. Il prossimo da tirare giù è Mimikyu, a prescindere da quale sarà il terzo che mette in campo. Urca Houndstone pesa. Ok, si sta rivelando piuttosto del previsto sta battaglia. Però mi boosti anche l'attacco, fra. Se uno critta mi tira giù. Mi gioco un turno per il Mimikyu. Giochiamoci un turno, almeno gli togliamo la protezione. Perfetto. Ok, cura il prossimo giro. Non mi fa più danno Houndstone, sinceramente. Ok, Houndstone giù. Ora mi curo, riattacco Mimikyu e poi mi concentro sull'ultimo. Marogue gli occhi, che ansia. Turbo posseduta la ragazza. Che stupido, si è ucciso il Mimikyu da solo. Ma si può. Mettiamo Yannanna al Toxtricity. Lo reggo un'altra botta. Mio Dio, che rischio incredibile che ho corso. Tutto calcolato! E anche la battaglia in doppio per questa palestra è stata portata a casa. Maro! Era tutto quanto voluto, ve lo giuro. Ne mancano due. Quella di tipo ghiaccio e quella di tipo psico. Dovremmo andare a fare prima il Donphan del futuro, poi la palestra psico e infine la palestra ghiaccio. Oh, fratemo, stai calmo, che i Beyblade sono finiti 10 anni fa e anche i Bakugan, muoviti. Vai di sbadiglio. E mi piace come tu possa effettivamente addormentarlo sto coso. Cioè, mi fa ridere. Come non detto, vorrà dire che utilizzeremo una difesa X. Ma sapete cos'altro faccio? Caramelle, esperienza S, una decina. Ora le cionca al 49. Easy peasy. E ovviamente si sveglia in un turno sto giro. Che tega! Brutto colpo? Niente, quasi. Ha tentennato Big Sium e non ho fatto nulla. Ci ha pensato Pepe. E benvenuti a Las Brasas, la città con la palestra più pallosa di tutte. Che becchiamo stavolta in palestra? Non ne... Mi ha chiesto di farle vedere il talento con cui mi sono guadagnato tutte quante queste medaglie. Il mio talento si chiama Difesa X e Attacco X. Ok, GG Lycanroc, è stato un piacere. Reggimi prestigiafiore, ti prego. Iperpotta, iperpotta, iperpotta. Ah, figma, gli faccio un botto di danno. A posto, è andata, è fatta. Può anche essersi svegliato, ma a meno che non rolli altissimo di prestigiafiore, è fatta. Vaffanculo, Nemi, vaffanculo. Io non ti sopporto più. Ogni volta mi batti per via di un roll alto. Quando hai
tanto così di vita, tanto così di vita, e anche il tanto così di vita di vita sociale che c'hai. Comunque, Pokémon Violetto e Scarlatto, giochi PEGI 7, io ne ho 27 di anni, quindi ho diritto a incazzarmi. Devi sapere che io e Tulipa siamo amanti. Avete OnlyFans? No, sto scherzando. Non mi serve la mossa buio, quindi... Infligge danni in base all'attacco o all'attacco speciale scegliendo il più alto tra i due. Ah, qua apro il mondo. Togli furto, non mi serve più. Ho una mossa stabbata base stat 80 di tipo spettro. Apro le chiappe alla qualunque. Ah, è vero che questa qua è tipo Chiara Ferragni, super impegnata. Sì, sì, sì. Dendra mi ha parlato benissimo di te. Dice che sei fantastiloso sotto ogni aspetto. No, sono stratopico sotto ogni aspetto. Cominciamo a combattere, bella. Vai di terrascoppio e malmeniamo tutti quanti. Bustato l'attacco, difesa e difesa speciale. Salvo brutti colpi, sta palestra è fatta ora. È normale psico? Well, fuck. Ritiro tutto, fallo dormire. Maledetto infingardo, c'è del coverage. Lui sarà l'unico effettivamente problematico col doppio tipo normale, vero? Se no ho fatto una cavolata a togliere adesso furto. Ho missato carineria. Come fa a evitare l'attacco che è fermo mentre dorme? Non crittare? Che culo. Prossimo giro cura. Difesa calata, vabbè. Ok, ci è schiattato, alleluia. Ma sti bastardi hanno tutti quanti il coverage contro lo spettro. Bella l'animazione di terascoppio. Bello anche il danno, oserei dire. Il punto è che mo la gente l'ha sciotto. Ok, ci siamo. Forza lunare? Boia. Gli devo dare un altro difesa X perché se è più veloce è la fine. Ah, yes. Sciottato il Florges. Palestra numero 7 appena conquistata. Ci manca la palestra ghiaccio, Don Dozzo, il titano, quello del lago. E poi ci mancano due membri del Team Star, ossia quello di tipo folletto e quella di tipo lotta. Andiamo a recuperare Metal Testata. Sei tu Metal Testata? Sei tu Metal Testata, perfetto. Gruscia. Ma vaffanculo, c'erano tre terreni di spettro qua. E io ho perso 47 anni. Pokémon, vai a cagare. Siamo già arrivati, stratopico. Smash like, cazzo. Direi anche di dargli la Metal Testata. Vai di fossa. Cheat! È lui il capo palestra. Ah, sei qui. Cominciamo. Su. Ok, Gruscia parte con Frosmoth. Noi ovviamente, beh, non abbiamo molta scelta. Difesa speciale X. Difesa X e attacco X. Ora cura. Prossimo turno. Giusto per capire esistenze, gli do lo spettro. Dai, che palle. No, come l'ho detto, prossimo turno mi curo. Terra cristallizzo. E poi vado di Metal Testata contro tutti, visto che è l'unica mossa super efficace che ho contro il tipo ghiaccio. Ti è maledetto. Ora schiattaci, Frosmoth. Bene. Il prossimo è Beartic, ok. Resistimi al terremoto. Bravo, Lechonk. Sei un muro. Ok, meno danno del previsto. Prossimo turno ci si cura. Great. Se Titan dovremmo reggerlo comodo. Dopo una cura, però. Marò. Meno danno del previsto, però poco importa, anche perché una volta finita questa palestra posso tenermi Lechonk al livello che mi interessa, no? Non ho detto mai che non l'avrei overlivellato. Facciamoglielo dormire, l'Altaria. Per fortuna che ha missato l'attacco. Vai di Metal Testata. Ok, bravo, Lechonk. No, la confusione. Ti prego, itta. Sì, Lechonk. Bravissimo. Ora con Altaria che dorme, round di cura. Vaffanculo, vado a cazzo duro invece. Vai, Lechonk. Itta per me. Itta per me, Lechonk. Sì. Yes. Bravo, nonostante la confusione, nonostante la pepegaggine, Lechonk riesce a battere l'Altaria di Gruscia. E signori, abbiamo ottenuto tutte e 8 le medaglie della Lega di Paldea. Andiamo dal tipo folletto. Sembra uscita dalle Barbie, in effetti, questa macchinina, signor Ortiz. Comunque, come sempre, difesa X, difesa speciale X, attacco X e poi si attacca. Cosa stanno facendo Bologna e Roma? No, minchia, il brutto colpo mi ha fatto leggermente male. Ha tentennato dopo Metal Testata, vabbè. Che sciccheria, che lusso, Lechonk. Ferro rullo? Easy. Ha usato stordiraggio. Colpiscilo, mi basta una hit. Una, Lechonk! Bravissimo! Star mobile al tappeto. Manca soltanto l'ultimo capo del Team Star. Corri come il vento, Bullseye, verso l'infinito e oltre. E comunque senza un minimo di preavviso, senza un minimo di preambolo, io ho iniziato la lotta col Don Dozzo. Porca troia, che poco danno. Devo decisamente drogarmi il Pokémon. Bravissimo, Lechonk. Con calma ce la facciamo, eh. Oh, non è più confuso. Benissimo. Facciamo anche più danno rispetto a prima. E gli cala l'attacco a lui. Bene. Attacco e spero in un non crit. Ah, yes. It's ricarica totale time. Ultima carineria. E mettiamo fuori il Don Dozzo.
GG. Ah, è vero che poi dobbiamo anche sfidare il sushi, dimenticavo. Vabbè, GG Tatsugiri, è anche l'ultimo dei dominanti, è andato ufficialmente KO. La vera domanda ora diventa: riuscirò a battere Pepe? E si comincia! Con chi parte? Con Grident. Dovrei avere priorità e attaccare e fare abbastanza male con Metal Testata. Dopodiché da lì in poi, boh, si vedrà. Buon danno, non ottimo, ma buon danno. E sì che tentenna. Questo maledetto Infingard di un Grident ci cade. Su Scoville e andrei di Terrascoppio. Mamma mia, quasi vicini allo shot. Lo tiro giù, poi mi curo. Porca troia, non ti abbassare di nuovo, difesa? Grazie. Però un'altra difesa X mi sa che è necessaria prima di Mabosti. Lo devo mettere a nanna al prossimo Pokémon. Toadscroll. Devo tirarlo giù di Terrascoppio, che è l'unico stabbato a sto punto. Buonissimo, buonissimo. Spora cosa fa? Oh, maledetto. Dammi la sveglia, va là. Ok, giù anche il Toadscroll. Ma voi ci credete che sta battaglia l'ho persa nel gameplay originale? Ok, Garganacle è monoroccia, quindi Metal Testata 1 o 2 ci va KO. Chi ha ancora? Cloyster, che teoricamente dovremmo anche shottare con Metal Testata. E infine il Mabostiff con Carineria. Idrobreccia, Regilo, bravo Lechonk. Vai, Pozione Massimiliano. Vai di Terrascoppio che è stabbato, vediamo se facciamo più danno. Ok, decisamente meglio Terrascoppio. Ora rimane soltanto il Mabostiff, che è quello che mi spaventa, perché mo sono di tipo spettro e lui verrà terra cristallizzato buio, nonostante sia già buio. Primo turno sbadiglio, secondo turno cura. Ti prego Mabostiff, non crittare. Benissimo. E ora fa le nanne. Carineria. Porca puttana, subito. Un solo turno di nanne il maledetto si è fatto. Il punto è che mossa è critta, io sono KO e la difesa scende ancora. Devo fargli consumare Sgranocchio. Quanti utilizzi ha? 15, ne ha usati 4, 5, no? Capoia. Se critta sono fottuto. Mi è scesa la difesa, è finita. Ho la difesa a 0 ora, sono morto. Mamma mia, ha usato Rogodenti. Difesa X. Vai Lechonk. Non ha neanche finito i pipi. Mi ha salvato e basta sta cosa. E basta, quanti minchia ne hai? Vai a cagare, sono morto di nuovo ora. È finita. Quanti sgranocchi avevi? Maledetto! Ah! Andiamo a fare la tipa lotta e poi ci prepariamo un po' meglio. La prossima volta gli ne diamo tipo 3 di difesa X prima di arrivare a Mabostiff. Ecco qua l'ultima. Star mobile con Nespera in cima. Potevo effettivamente reinsegnarmi la mossa a terra. Vabbè, poco importa. Sbadiglio e fai dormire il Toxicroak, dopodiché ci droghiamo. Devo farlo subito, altrimenti prendo le botte dalle mosse lotta. Doppia difesa X, così la portiamo a più 4. Poi attacco X e iniziamo a menare. Quanto sta dormendo? È il turno di sonno più lungo che abbia mai visto. Però anche Lucario, che palle, c'ha il tipo acciaio. Bastardo, Nero Pulsare è pure speciale. Vai, difesa speciale X, prossimo giro cura e poi ricominciamo a malmenare. Ah, cioè tutto sto casino quando mi bastava shottarlo il Lucario. Prossimo sarà Passimian. Carineria di nuovo. GG Passimian. Magari mi curo per la Star Mobile. Mi stai boostando la velocità. Oh, anche l'attacco. That may be a problem. Però l'ho trishotto. Marò è a più 4. Ah! Ma ha usato davvero cambio marcia se non può aumentare più la velocità? Ma per maxarsi l'attacco, ma che No. No, non puoi resistermi con uno di vita. No. Mi rifiuto. Una mossa fa. Perché forse è l'unica mossa che non missa contro di me. Perché se non sbaglio l'IA ha ragione in questo modo. Se una mossa missa, sicuro al 100% non la usa mai. Potrebbe avere soltanto mosse lotta. Vabbè regà, battaglia molto complicata contro Nespera. GG. E siamo ritornati, porca troia. Non mi vado a dopare sin da subito, perché abbiamo dei Pokémon che possono abbassarmi la difesa. Piuttosto temporeggio con Cloyster e mi busto a manetta. Metal Testata e Grident va giù. Lui non l'avrei shotato a prescindere, quindi vai di Metal Testata due volte. Sto giro mi è andata bene che non ho ricevuto e subito drop di alcun tipo. Vai di Sbadiglio. Ok, è andato di Schermo Luce. Stupido, stupido Cloyster. Pozione Massimiliano. Attacco X e poi iniziamo a malmenare. Porca puttana, ok, never mind. Sbadiglio, difesa X, cura, malmena e ci sei. No, questo qua è già il secondo di difesa. Non me ne serve un altro. Ma vaffanculo. Cloyster, se mi dormi ancora saremo amici per sempre. Se ti svegli sei un maledetto bastardo. Ma no, si è svegliato. La vita è una merda. Ok, non ha pescato il drop almeno. E ora manca solo Mabostiff. Carineria. Mamma mia le botte. La leggiamo un'altra? Sì, rischiamola. Benissimo. GG Mabostiff. GG Pepe.
e questo cammino è ufficialmente concluso. Siamo a Mesapoli e andiamo ad affrontare prima Garof e successivamente anche Penny. Che palle. Signor Presidio, comincia con Oranguru. Devo drogarmi anche qua? No, perché non c'ho proprio voglia di drogarmi, sarò sincero. Metal testata. No, bastardo! Al prossimo giro ti assopisco io, stronzo. Per ora non mi risveglio. Piuttosto gli do davvero la difesa X e una difesa speciale X. Sì, ok, devo farlo dormire. Non ce la faccio contro Oranguru. Mi fa troppo male. Ok, metal testata fa molto più danno. Vai, di nuovo metal testata. Si è svegliato. No, bastardo! E vabbè, utilizzerò sbadiglio su chiunque uscirà dopo di te. Non mi guardare così però che mi viene ansia. Sono più lento di Abomasnow. E pesa se sono più lento di una Abomasnow che ha tipo 20 livelli in meno di me. Houndoom. Carineria. E ci siamo. E va giù. Amogus e erba veleno. Oh, metal testata. Non è il massimo però, ok. Gah, è il massimo invece. E poi si va di cura totale al primo turno. Togliamo la tossina. Ci rifulliamo. Ah, per qua Quapal direi di fare Terra Crystal e Carineria. Così almeno siamo immuni alle sue mosse lotta. Bravo che usa breccia, visto? Per quello che io ho fatto questo switch di typing. Non farmi brutto colpo e saremo amici per sempre. Maro, per fortuna che ho livellato durante sta battaglia. Missione compiuta. Andiamo effettivamente da Cassiopenny. Ho metal testata ma non mi serve contro Flareon né Jolteon. Quasi quasi ti ridarei fossa al posto di sbadiglio. Fatemela testare sta cavolata. Cominciamo. Lei comincia con Umbreon. Mi sa che le evolution sono principalmente speciali. Tra l'altro una volta che abbiamo battuto Umbreon posso già teracristallizzarmi. Che cazzo però. Vabbè, ho capito, faccio a meno. No, così non posso accettarlo però, Penny, fatti una cazzo di vita. Ok, l'Umbreon va giù. Che sbatta con occhioni teneri, oh. Fai di attacco X. Aia. Che cazzo però. A una certa, uno. Come se non bastassero i drop d'attacco oppure la scottatura. Vabbè, ricarica totale. Perfetto. Oh no. Sta per mandare in campo Vaporeon. Vai, ridammi attacco X. È il sesto che mi devo dare in sta cazzo di battaglia per continuare ad abbassarmelo. Vai ancora di terascoppio. Reggi mitropompa, non crittare. Ho capito che drogarlo offensivamente purtroppo non serve a niente. Vado a drogarlo difensivamente. È l'unica mia opzione a questo punto. Non mi scottare. Benissimo. GG. Minchia, due misti di idropompa di fila. Cioè, se la battaglia di prima è stata una merda perché spammavo occhioni teneri, sto giro sta andando tutto quanto troppo di culo. Pago un jolt, insomma, anche se di livello. Che vuol dire più danno quando attacchiamo. Vai di fossa. Bella idea Pokémon marron merda per farsi bannare da ogni singola piattaforma. Ci sta. Soprattutto Twitch. E vai di terascoppio contro Leafeon. Che ti devo dire? Aia. Ok, anche Leafeon è pronto a caderci. 3, 2, 1. Adios. Vai, metal testata. E poniamo fine a questa battaglia. Dai, Lechon, ti prego. No, Lechonk, fai quello che ti dico. Dai, il cionco, menala anche se sei innamorato. Ti prego, fingi di trovarti in una relazione tossica per una volta nella vita. È l'unica volta in cui mi auguro che questa cosa accada. Ti prego, è impossibile da superare l'innamoramento? È sfiga o è voluta questa cosa? Siamo a 5 innamoramenti di fila. Non può succedere anche se la sesta volta. Maro, ti prego, Lechonk. Oh. Sì. Per concludere questa challenge rimangono soltanto la Lega Pokémon e la battaglia finale contro Nemi. Ma come tirare tutta la parte finale con l'area 0 e la battaglia con Turum? Premesso che secondo me quella parte lì è già considerabile come postgame e quindi non è necessario farla, è comunque impossibile completarla soltanto con un Lechonk. L'intelligenza artificiale di Turum ci costringerà infatti ad utilizzare Miraidon per la battaglia finale e boh, mi sembrava lame completare una run con solo Lechonk senza Lechonk. Però in live l'ho fatto lo stesso, quindi se volete recuperare quello spezzone potete trovarlo sul mio secondo canale Tearless Live, dove ricarico tutte quante le repliche di tutte quante le live che faccio su Twitch o occasionalmente su YouTube. Sto cercando di raccogliere gli ingredienti necessari per fare seme bomba come MT e darla alle Chonk. E questo perché la prima Super 4, quindi Capsi, è di tipo terra. E una volta finita quella battaglia, ridò fossa che poi mi servirà per il resto delle battaglie dal secondo Super 4 fino alla campionessa.
Finalmente possiamo craftare seme bomba. Che figata, è la prima volta che crafto un MT. Attualmente ho 27 pozioni Massimiliano, direi di prenderne altre 13. E ricarica totale, non si sa mai, vai di 22. Di attacco X ne ho 5, dammene 20. Difesa X 19, così abbiamo 25. Difesa speciale X, dammene 11. Pipi su possono essere comodi, usalo. Metal testata. E l'altro lo teniamo. PS su, io direi di darglieli, tutti e tre. Direi di dargli anche del ferro. Carburante assolutamente. Dagli le proteine così diventa tosto e dagli anche lo zinco. 28 più salute. Davvero posso drogarlo con le piume? Marò, drogalo tutto. Ho maxato il mio Pokémon. Quindi, dopo aver dopato dovere il Lechonk ed aver sistemato il suo moveset, ci siamo diretti verso la Lega Pokémon dove ho sbagliato per ben 4 volte il test di ammissione. Inizialmente era un meme, poi ho iniziato a miscliccare e sono rimasto lì per tipo 25 minuti. È stato un incubo. Ma ora siamo finalmente pronti a darci dentro. Si parte subito, senza introduzioni, proprio a secco con la sabbia. E comincia con Whiskash. Come sempre, difesa speciale e attacco. Poi vediamo come muoverci. Curo, perché il brutto colpo non poteva mancare. Vai di iperpozione. Mi conviene terra cristallizzare. No, se non è necessario non lo faccio. Vai di seme bomba, perché non voglio rischiare poi di perdere la possibilità di terra cristallizzare. E ora tocca a Camerupt, ok? Andiamo di carineria intanto. Vabbè, buon danno, non serve che cambi. Seme bomba gli fa più danno, vero? Perché è per uno. GG, bravi, ci avete ragione. E ora tocca a Donphan. Seme bomba di nuovo. No, con uno? C'ha vigore il bastardo, ecco perché. Meno pipi delle altre mosse spreco, meglio è comunque. Maledetta con Terrempesta. Poi mi curo al prossimo turno. Giù anche il Dugtrio shottato. Clodsire teoricamente è mezzo veleno, ma perde il veleno con la terra cristallizzazione. Quindi no, non rischio, aspetta, borsa cura. Se fa brutto colpo vado KO, rischio lo stesso. Fatto benissimo a rischiare. E primo super 4 a casa. Fra quella faccia te la prendo proprio a pugni. Anzi, prendo il Lechonk e te lo sbatto sulla capa. Tipo American History X, ma con il Lechonk. Comunque comincia con Copperajo. Cazzo, ma sono stupido. No, vabbè, va bene così, va bene così, va bene così. In realtà poi mi busto dopo. Poi una hit dovrei reggerla. Peso bomba potrebbe effettivamente schiantarmi. Spero nel one hit KO. Non è un one hit KO. Ok, va bene. Doppia difesa X qua. Spero non faccia crit. Cura immediata subito. Mamma mia, che mal. Sperando che non faccia di nuovo quello che è appena successo. Vai di attacco X. E con la seconda fossa, Copperajah ci cade. Corviknight, urca. Corviknight è volante. Scheisse. Punto primo all'ordine del giorno, cura. Punto secondo, terrascoppio. Speriamo che terrascoppio faccia un buon danno. Non ci resta che sperare, incrociare le dita bene. Potresti gentilmente fare un brutto colpo, Lechonk? Vaffanculo. Vabbè, comunque GG. Spero vivamente che il prossimo sia Bronzong a sto punto. Perfetto, che culo. Ho perso tutti quanti i pipi di telascoppio. Benissimo. Magneson non ha vigore e allora vai di fossa. Vai di metal testata. GG, orca boia. Questo è tosto. Lechonk è un dannatissimo muro. E ora glielo sciotto anche, stai a vedere. Lechonk, best Pokémon ever. Un uomo, un'emozione, chiamata apatia. Vai di attacco X. Io do un altro giro di difesa X e difesa speciale X, che poi magari manco mi servono. Però meglio andare sul sicuro. E dopo esserci curati il Lechonk, iniziamo a piallare tutti quanti. Mi ha tolto 34 in due turni. GG. Staraptor? Me lo usi già adesso? Se questo qua è il danno che mi fa con Zuffa, siamo a posto. Ok, Staraptor ci cade. Alla prima del prossimo Pokémon curiamo. Pozione Massimiliano. Solo 13 di danno per Drago Pulsar. Sciottiamolo con carineria. Bravo Lechonk! Livello 81, tocca Oricorio. Muta danza? Pensavo facesse qualcosa di più fico che il semplice danno. No, che cazzo, però è fatto una vita, Oricorio. Terra Crystal, Terra Scoppio. Tanto poi gli rimane soltanto il Flamigo. Che voi direte, sì, Tier, però ha la mossa anche buio, vero? Ma ho più paura del tipo lotta di Flamigo che del tipo buio. Colpisci duro, Lechonk. Non te stesso, l'Oricorio, se permetti. Oh, alleluia, non è più confuso. Terra Scoppio, sciottiamolo da bravi. Bravissimo. Cazzo, dimenticavo che in questo modo lui perde la debolezza al tipo folletto. Vai di terrascoppio che è stabbato a sto punto. Peccato. Cura che è meglio evitare il crit. Ma no, un attacco X non serve. Guardalo, si è praticamente mandato KO da solo. E ora metal testata mette fine a questa battaglia. GG Flamigo, GG Ubaldo. Ok, e quindi lui comincia con Noiver. Difesa speciale X, difesa speciale X, difesa X, difesa X, attacco X e attacchiamo. Ok,
Ok, Super Zanna è una merda. Fa di Super Zanna, quindi al prossimo mi curo. Ok, difesa speciale più 4. Ora mi porto anche la difesa fisica più 4 dopo questo round di cura. Attacco X ancora. Ora sono a più 4 di tutto. Maledetto. C'è tutto sto casino per poi farti shottare, no, Ivern? GG. E ora tocca a Dragalge. Non mi avvelena... Figlio di troia. Vai, metal testata. No, oh, è rimasto pure su. Però tentenna. Tiè, bastardo, ti sta bene. Flappol lo gestiamo. Però come prima cosa, borsa, ricarica totale. Ah, così, parassi seme. Oh, ma tranquilli, qualcosa in più. Sì, ha missato. Bravo, Lechonko. Rassi seme me lo tengo per tutto il resto della battaglia. Bello schifo. Axorus, ok. Carineria. Ottimo. Zero danno su Dragartigli. Full danno di carineria. Baxcalibur, ecco chi era. La capacità di sottomettere ogni altra creatura. È questo il vero potere dei draghi. Non vorrei dirtelo, ma stai prendendo delle turbobotte da un maialino rosa, il cui nome è Lechonk. Ti ho shottato. Parte la sfida di Alisma, super campionessa, signori. L'ultima battaglia ufficiale del nostro Lechonk prima di considerare conclusa questa avventura. E signori, sappiamo tutti quanti come comincerà. Con una buona dose di droghe. Difesa speciale X, dai, usane un paio. Ma come difesa? Ma... vaffanculo. Io la riuso. Non abbassarmi di nuovo. Che cazzo c'hai? C'hai il drop assicurato. E sì, al drop assicurato. Mi son giocato la battaglia ora. Devo stallare finché non finisce fotocollisione. Ah! Oh mio Dio, quindi tu sta... What? Ma io pensavo che si dovesse rifare tutto quanto. Quindi ora devo affrontare sta qua con seme bomba invece che fossa. Che palle, vai di terascoppio contro Espatra. Senza fossa è tosta, perché forse mi ritrovo davanti al King Gambit. Spero che terascoppio shotti. Bravissimo, Lechonk! Da adesso in poi ci droghiamo. E c'è King Gambit, io avevo bisogno di fossa per King Gambit. Ma ora io non ho fossa. Difesa X. Glimmora glielo buttiamo giù a mo' di metal testata. È l'unica. Cura, lui colpisce, difesa X. Cura, lui colpisce, difesa X. E ci siamo maxati e poi da lì cominciamo un attimino a boostare anche il resto. Ok, adesso portiamoci a più 4 di difesa speciale. Nel nome del dottor Agricola, attacca Lechonk! Buono il primo hit. E ok, in due colpi va giù. È Avalug easy proprio. Metal testata e ci va giù. 3, 2, 1, le bonk. Non muore. Aia. Un muro. Un muro, Leci. Sei un dannato muro. E giù anche il terzo Pokémon di Alisma. Gogoat, sinceramente, non saprei come buttarlo giù se non con terascoppio stabbato. E GG anche a Gogoat, marò. Vabbè, Veluzza comodo, semebomba effettivamente è tornato utile alla fine. Semebomba. E il Veluzza va KO dopo 9 generazioni. Glimmora è il Pokémon posizionato peggio all'interno di un team. Un Pokémon che ha l'abilità di potenzialmente iperavvelenarti tutta la squadra. Ultimo. Metal testata e ci va giù anche lui. O anche proprio di semebomba. Vai Lechonk, nel nome delle droghe, nel nome di un qualsiasi medicinale io abbia dato a te per poter boostare la tua difesa. Chiudila con metal testata, signori. È finita. La Lega Pokémon è stata sconfitta nella maniera più lame che ci sia a questo mondo. Ora però siete pronti ad affrontare la battaglia più complicata di tutte quante? Quella contro Nemi. Nemi ha quello stramaledetto gattaccio di merda che mi manda KO ogni volta. Signori, è ufficiale. Il nostro Lechonk ha appena raggiunto il livello 100 e annullando anche questa evoluzione, ora è bloccato per il resto della sua vita in questa forma. Che Pokémon incredibile sto maialozzo. Togli seme bomba. Dammi fossa. Cominciamo, dai Nemi. Caccia sta palla. Ah, magari sto giro non lo drogo. O forse sì. Ok, lo drogo, scusate. Però se mi perdo 80 PS per una mossa sola, cioè, anche no, grazie. Ok, Pomot lo gestiamo anche facile. Mi trasmuto in tipo spettro e resisto alle sue mosse. Anzi, divento proprio immune. Visto? Ve l'ho detto che mi avrebbe ucciso se non avessi terra cristallizzato. E ora Lechonk lo devasta. Bravissimo. Vai di metal testata di nuovo. E va giù. Vacca boia c'ha Earthworm. Quindi devo andare per forza di telescopio spettro. Grande che missa codacciaio. Benissimo. Ciao Orm. Alla prossima. È vero che c'ha Goodra sta qua. Vai di fossa.
poco danno. Nella mia testa è sempre stato veleno, perché tutto quanto sgoccioloso, sgocciolante e lezzo. Vabbè, vai di metal testato, ormai è schiattato. Ah, è monodrago. Per forza terra non gli fa danno. Questo sarà il mio ultimo Pokémon, e sia, sono certa che ce la metterà tutta. La cosa che mi preoccupa è che possa asciottarmi con i suoi brutti colpi, sto merdone. Cazzo, è vero che gli toglie il tipo buio ora. Porca minchia, l'avevo dimenticato. No, mi sciotta. Mamma mia, le chonk. Ma sei un dannato muro, finalmente. Prestigiafiore che mi preoccupa. Se Terascoppio stabbato fa quello che deve fare, forse per la prima volta riusciamo a battere Nemi. No! Per uno sputacchio! Cura, cura, che sennò mi butta giù il maledetto. Ok, va di Prestigiafiore. Quanto toglie? Devo curare. Pesantuccio 170 di danno, Ora si temporeggia finché non finisci Prestigiafiore. Ok, ha finito. Se ha fatto tuono pugno è perché ha finito. Vai, Lechonk! Prima fatti colpire. E poi attacca di metal testata! Vai, Lechonk! Signori, è con Nemi, che è stata sconfitta e umiliata pubblicamente nel bel mezzo della piazza centrale di Mesapoli, possiamo considerare concluso al 100% questo gameplay con un solo Lechonk di Pokémon Violetto. Grazie davvero, e la prossima volta vincerò io. Sì, ci crediamo, Nemi. Che immagine poetica. Wow, che fade to black meraviglioso. Incredibile, perfetto per un finale di serie. E no, però, e fammi finire le frasi prima di riportarmi in cameretta.